Eccoci bellissimi per la quarta puntata di Mario Stai 1990 su Super Mario World con i segreti del Vanilla. La run sempre 96 exit fatta in blind. Avremmo giusto una sorta di linea guida per capirci un attimo nel caso ci dovessimo perdere. Infatti fatemela mettere qui. Perfetto ragazzi, siamo pronti? Io direi di partire al volo senza rompere tutto. Ok. E senza incazzarci possibilmente. Ma quello sarà molto facile. Allora, direi di andare al volo. Abbiamo sia Drago che Mantello, ricordo bene. What to do? Allora, mi devo fare... No? No? Ah no, è vero. Allora, mi devo fare... finire il Donut Plains che abbiamo visto mille volte, ma non abbiamo mai concluso perché ci siamo serviti solo delle sue ali. Quindi andiamo al volo. Wow! Dammi qui che è buono. Il nostro drago blu, ragazzi. Dammi qui. Ragazzi, vi ricordo che il mondo di gioco è cambiato dallo scorso episodio. Come vedete, i nemici sono strani. Aia! È proprio bastardo quello. Quello non è cambiato mai. Let's go! Puff! Maledetto! Guarda che sono dei maledetti! Ascolta, la situazione si mette pericolosa. Ok, uno l'ho eliminato. Questo continua a tirarmi le palle. Ok, voglio assolutamente il mio fottutissimo Yoshi blu. Non lo voglio mollare. Muori? No, quello mi serviva per le ali. Erroraccio. E vabbè. Torna in te, Yoshi, torna in te. Non c'è quello con le ali, vero? No, me lo nega. Bastardo. Ok, schiviamo tutto, ragazzi. L'abbiamo preso prima. Meno male che abbiamo preso Yoshi prima di andarcene via, perché sennò saremmo andati via senza Yoshi. Porca miseria. Ok. Mi servono però un paio di ali, ragazzi. Torniamo un attimo qui. Lasciamo un attimo Yoshi-san. Ok. Ne prendiamo anche un altro paio, visto che ci siamo. E noi siamo furbi, eh. Mollami. Ok. E le ali le abbiamo. Assolutamente la dritta delle ali è perfetta. Perfetto. Donuts Plants. Dobbiamo cercare un tubo verde. Dobbiamo ficcarci là sopra, assolutamente. No, non lo voglio quel fungo, no. Po, 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 po. Uè. Stai calmo, Yoshi, per favore. Yoshi-san. No. Quanto sei veloce, Yoshi? Ma stai scherzando? Avete visto come mi è fuggito via? Oh, 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 oh. Al corner l'ho salvato. Non ho idea manco perché sia tornato. Sicuramente ha sbattuto sopra questa cosa. Devo salire quassù, raga. Oh yes. Madonna. Ma stai scherzando? Devo trovare un modo per... innanzitutto levarmi dai coglioni lui. Ok. No? Devo cercare di
capire come. Allora, non è qui. C'è un punto importante che devo cercare di concepire. Esatto, è proprio quello il punto. Oh yes, raga! Ce l'abbiamo fatta. Mio! I segreti del Mario. Greenwich Palace, ragazzi. Lo facciamo molto velocemente. Piru puppi! Piru puppi! Yes, detoniamoci tutto, ragazzi. Pipiri pipi. Ogni volta mi aspetto sempre. Che però nei palace non li fa. Abbiamo sparpagliato la felicità nel mondo. Salviamo. Ora dobbiamo farci questo livello normale. Sì, dobbiamo concluderlo proprio. Con parsimonia, ragazzi. Non voglio il fungo. Non voglio però perderci manco lui. È veramente OP il drago blu, ragazzi. Vi ricordo che il drago che è, se mangia una tartaruga è in grado di volare. Ma stai scherzando. Più OP di quello. Volare senza mezzi termini, proprio vola. Non è come Mario che plana. È diverso. Quindi abbiamo sbloccato anche i pezzi verdi. Schivata. Wow. Wow. Calmini. Altre ali. Quanti ce ne sono di pipistrelli? Mio. Quello proprio ti sfracella se ci vai. Dobbiamo fare attenzione. Glogook. Ok. Piano piano. Questo che fa? Altre ali. Sta riempendo. Wow, è quello? Mi ha fatto paura. Quella roba che spunta dal soffitto. Sei pazzo? Io aspetterei un anno. Sì, un anno. Aspetterei un attimo. Viva la mia dislessia. Ok. Ah. Vorrei che la telecamera si muovesse in una maniera più agevole. Si va via da. No. Mio. Mio. Oh, che bello, si va via. Puzzica, puzzica, puzzica. E ce l'abbiamo fatta. E anche questa è andata. Donut Ghost House. Sì, la facciamo giusto per sbloccargli il percorso. Dovremmo concluderla in fretta. Purtroppo abbiamo lasciato tua sorella. Via. Devo procedere con più garbo, ragazzi. E questi fantasmi mi inquietano. Ok. Non devo perdere le ali, assolutamente. Merda. Ho detto di non perdere le ali. È così. Mi sa che non è così.
un inganno. Fottuto inganno? No, non è un inganno. E invece era l'inganno, ragazzi. Era l'inganno della cadrega. Ok. Piruppiruppi. Eppure papà. Pam. E anche questa è fatta. Stonks. E questa in realtà l'avevamo anche già fatta. No, dove stai andando, amico mio? Andiamo verso questa parte. Perché devo recuperare di nuovo le mie ali. Intanto comunque ci ha tenuto il nostro draghetto che ci ha aspettato fuori, tranquillo e sereno. Allora, andiamo a recuperare di nuovo le ali. Let's go. Mio mio. Hoppala. Andiamo, draghetto fidato. Compagno di avventure. Ok. Altro paio di ali e si va. Io ho paura che, però, nel livello che dovremmo andare a fare adesso... Oddio, sto per scontrarmi. Nel livello che dobbiamo fare adesso, lo perderemo il draghetto. Allora. Devo andare. Vanilla Dome dove si trovava? Qui. Esatto. Vanilla Dome. Devo cercare una chiave. Anche qui c'è una chiave, ragazzi. Ed è nel soffitto, aiuto. Facciamo attenzione. Bopu. Allora, prendiamo la rincorsa. Non è qui? No. Bopu. Allora, andiamo avanti. E aiuto! Mi ha fatto spaventare quella roba. Allora, voglio un attimo fare una cosa. Dammelo qui, perché possiamo usare le ali con questo modo. No! Babup! Torna qui, per favore! No, è caduto giù, vabbè. Ve l'avevo previsto che doveva morirci in un qualche modo. Che cazzo. Mi voleva fregare. Cos'è successo? Mi devo incazzare io. Allora voglio provare a togliere questi. Minchia, si rigenerano troppo velocemente, vero? No, fa proprio da tappo. Allora è più avanti. Che devo andare, sì. Via dei coglioni. Eh no, voglio comunque le ali come potenziamento. Ok. Dobbiamo salire qui. Esatto. Eccola qui la nostra amata chiave. Mi piace troppo sto suono. Da soddisfazione. Ok. Andiamo in Vanilla Secret 1. Dobbiamo prendere la rincorsa. Sicuramente c'è qualcosa da ficcarci qui. Ecco, infatti, vedete? Altre ali. Dammi il paio di ali, muove. Non è. Allora. Credo che debba fare qualcosa qui. Come arrivarci è un totale mistero. Cioè, un'idea ce l'ho, però dovrei prendermi il drago blu. Quello che abbiamo perso prima. Beh, me la vuoi saltare? A meno che... Provo a fare una cosa. Mi stavo per fottere.
Non ce l'ho rincorsa. Oh, ma respawna lo stronzo, eh. E mi rilancia anche le cose, è proprio un maleducato. No, c'ero vicino però. Va fatto così, raga. No, ho risbattuto, non devo sbattere. Ho perso le ali. Porca miseria, me le devo rifare. Devo morirci. Aspettate. Allora facciamo così. Andiamo a procurarci ali e drago. Spavaldi così. Vamonos. Di corsa. So cose in punti assurdi che te li puoi fare solo in questi modi, purtroppo. E senza sti modi non vai avanti. Ok, altre ali. Le voglio doppie. Perché se abbiamo il drago blu, poi, anche grazie alle ali, possiamo volare nel soffitto molto più facilmente. Ora, il drago blu. Che si trova qui. Minchia, è cambiato anche la grafica del Star Road, ragazzi. Dove me lo facevo il drago blu? Forse è qua su, aspettate. Perfetto. Raga, è stato molto semplice farsi il drago blu. Ottimo. Possiamo tornare via? Qui se non sbaglio. Ok. Aspetta. Che trip muoversi tramite ste cose per fare prima. Ok ragazzi, ci siamo per Vanilla Secret 1. Allora, fatemi salvare. Vamonos. Vi voglio far vedere subito il potere di questo bastardo. Se riesco a prendere sto qua. Ecco, vedete? Esattamente qui dovevo andare. Cioè, ditemi come cazzo ci arrivo io senza questo. Ecco, io non lo voglio perdere al bastardo. Che cazzo? Dai! Ma stai scherzando? A momenti ci perdo la voce. Aiuto. A momenti davvero ci perdo la voce. Pi-whip! E ce l'abbiamo fatta. Lo devo fare per forza così. Non so perché delle volte non me lo prende. Uno, due. Due vite sempre. Sempre magra le ricompense. Perfetto. E questa l'abbiamo sbloccata, l'altro percorso della Star Road. Sempre le shortcut. Ora dobbiamo tornare qui. E fare un altro percorso. Che si trova sempre in alto. Ma avete visto come si è buggato il gioco, ragazzi? Sono passato attraverso un pezzo di storia. No. Ok. Oh, l'altro paio di ali che mi serviva. No, ma... Vabbè, ci passerò... No! Perché è successa sta cosa? Yoshi!
Eccoti qui. Vieni qui da... Vieni dal tuo maestro. Ah, non è un bug. Non ho capito se è un bug, raga. No. Wow. Come l'ho schivata. Mi sta indisponendo sto punto. Davvero. Oh. No. Di qua? Perfetto. Sì. Tira i calci dove cazzo ti pare, me ne vado. Aiuto. Pesante questo livello, Senza Yoshi-san è pesante sto livello. Ok. Vanilla Secret 2. Ci siamo. Avete visto dove siamo spuntati, ragazzi? In cima alla montagna, insomma. Vamonos. Ho paura. Voglio salvare prima. Ok. Via. Andiamo con Yoshi-san volante-chan. Ah, se l'è mangiato, raga. Devo atterrare da qualche parte. Meno male. All'ultimo l'ho droppato. Voglio tartarughe. Vola via. Perfetto. Ce l'abbiamo fatta al volo, ragazzi. Dei mostri, veramente. Ah, questo mi farà girare dei coglioni non poco. Vanilla Secret 3. Pesante. Zan zan. Wow. Qua purtroppo mi sa che tartarughe... Poco e nulla. Ok. Cerchiamo di volare, di farcelo in volo. Perché sennò è un guaio qui. Niente, abbiamo saltato pure il checkpoint dalla fretta, ragazzi. Wow! Ci abbiamo fatta davvero? Via che ci stanno inseguendo i pesci! Modalità speedrun, letteralmente. Fantastico. Ragazzi, Vanilla Fortress. Stiamo svelando i segreti del vanilla con totale distruzione platonica. Perché ci stiamo passando dritti per dritti. No, vabbè, è vero che poi ci aspetta fuori Yoshi. Se facciamo le cose fatte bene, ricordiamocelo. Sennò poi non ci aspetta più. No, no, no. Si indigna. Non sarà molto semplice, dato che io faccio schifo nei livelli acquatici. Devo passare lì, sicuramente. Merda di... Busta. Stavo per dire un sacco di termini sbagliati. Oh, che bello, un'altra piuma. Fanculo. Dammi la mia piuma adorata. Oh, non mi faceva andare avanti il gioco. Sleale. È sleale. Let's go. Uè. Non so perché sto passando di qui.
Wow, questa scena è pericolosa, aspettiamo. Ok. Sto castello è veramente un labirinto. Bene. Scendi, bastardo, scendi. Let's go. Ok, che cazzo cazzo. No! Bastardo. Tutta la fatica per avere quel fungo. Eliminata da uno che mi ha tirato un osso in faccia. No! Aiuto. È qui. Unbelievable. Dai, però abbiamo capito dove andare, ragazzi. L'abbiamo capito. Lì non ci posso passare perché dovrei essere in dimensione minuscola. Ah, quelli sono proprio immortali. Mortacci. Scusa un po', dammi questo. E visto che ci sono, dammi questo. Sta roba che cade lentamente, tra l'altro, mi mette in difficoltà. Ma finisci di cadere, per favore. Fammi il favore di cadere. Ok. Perfetto. Vai così. Zup, zup, zup. Il mare di problemi, in tutti i sensi. Passa che è meglio tu, vai. Passiamo da sopra. Facciamo i bastardi. Bastardo. Dammi qui. Dammi qua, per favore. Almeno c'è un qualcosa in più da usare. Ci siamo! Ok. Ce l'abbiamo fatta? Oh, che bello. Pensavo di essere fottuto e mi si stava distruggendo tutto. Vai così, Mario. Vai così. Mi piaci, Mario. Mi piaci. Sposami, Mario. Sposami. Abbiamo distrutto il Vanilla Fortress. Zippete zup. Ok. Siamo nel Butters Bridge, ragazzi. E a destra, come vediamo, c'è un altro castello, che è quello di Ludwig. Spero di trovare delle ali. Minchia, oltretutto non ho salvato. Salvo adesso. Sarà un percorso abbastanza difficile, immagino. Senza ali qui sono castrato. Wow. Fuck. Ok. E vedete? No. Non è così che doveva andare. Non fa uscire dal livello, purtroppo. Devo pensare bene. Ah. Minchia, fa farlo, ma è molto più difficile, ragazzi. Devo sfruttare bene tutti le tartarughine trasformate in Mario che passano. No! Il mio amico! Quello che mi serviva.
perché fa così veloce il livello adesso, dal nulla? Che pezzo di merda sto livello, davvero. Mi sta facendo faticare in maniera assurda. Ci siamo? Dove devo andare? E mi va veloce. Oh. Cazzo, quanti... Dai, che sicuramente ero arrivato alla fine. Che cazzo. Cerchiamo, guarda, se riusciamo a tenerci Yoshi, siamo a cavallo. Dobbiamo solo cambiare Tartaruga o Mini Mario. Sono diventati dei Mini Mario. Ogni volta che ne vediamo di nuove, così si aggiorna il tempo di volo. Non l'ha voluta mangiare, vedo. Gli stava sulle palle quella tartaruga, non capisco. Come to cazzo va veloce all'improvviso sta roba. Che ansia. Devo ammettere, che ansia. I suoni di Mario. Non mi ha preso lo stronzo, vabbè. Oh, finalmente me l'ha preso. Stiamo in situazione di volo, perché qui non voglio farmi toccare. Cosa c'è qui? Ah, via. Morite tutti. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Che volo tremendo. Si vola, letteralmente, ragazzi. In un qualche modo riusciamo a volare. Butter Bridge 2, ragazzi. Let's go. Ce la farò a farmi la mi... farmi le ali... ecco, infatti. Da questo qua? Grazie. Fantastico, ragazzi. Ah, bello. Voliamo. Non c'eravamo vicini a pigliare quella roba. Wow. No. Pezzo di merda. L'avete visto? A calcioni mi tira le cose. Wow, 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 wow. Madonna, come mi bombardano. Ok, siamo diventati minuscoli. Quanti ce ne sono? Le ali, mie amiche, venite qui. Non c'è niente qui. No! Ragazzi! Mi ha letteralmente triccato. Mi ha tolto il salto, me l'ha fatto fare minuscola quel bastardo. Aspettate che qui c'è il bastardo delle ali, grazie. Let's go. Ok, l'abbiamo preso a sto giro. Ok, nuovo slancio, nuova corsa, corriamo come dei disperati. Ok, abbiamo perlomeno per... Minchia, ha preso il checkpoint ma ha perso Yoshi. Non so cosa sia meglio. Madonna, cara. Ali per ali, minchia che... Niente di conveniente. Yoshi-san, quello verde. Quello che non vola, però. Ce la facciamo a bastare.
Ma perché subito vola via e vola via anche il mio potenziamento. Madonna, che vita di merda, di stenti e di disgrazie. Minchia, la flotta aerea. Ragazzi. Ma cos'era quella flotta aerea che mi è apparsa quasi nel finale? Ma siamo pazzi, rincretiniti. Ludwig Castle, ragazzi. Il castello di Ludwig, bellissimo. È uno dei miei preferiti tra i figlioletti di Bowser. Mario osserva il castello, non si impietrisce, anzi ci va fiero. Let's go, Mario, let's go. Questo è uno stronzo. Lo devo far venire qui, quello di qui. Me ne devo andare. Ma lui mi viene a prendere. Ok, via. Anche lui, stessa cosa. Ok. Madonna, come ci siamo passati. Veramente bravi. Aia. Stop it. Grazie. Corri Mario, corri, corri Mario, corri, 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 corri. Wow, ce l'abbiamo fatta in tempo. Wow, wow, wow. Allora, qui come ci dobbiamo comportare? Ci comportiamo male. Demonio mi fa uscire. Let's go. Impavidi come prima, ragazzi. Questo mostro deve venire qui, grazie. Ma mi si bloccano i comandi ogni tanto, avete visto? Non è una cosa che deve succedere. Ok. Schiaccialo. Affatto. Mi si è ribloccato nei comandi. Che fastidio. Sto provando un fastidio enorme. Corri Mario, corri. Ah! Ok. Questa cosa che mi si blocca. No, good. Vai fungo. Fantastico. Che ce l'ha con me? Ok. Ma sei scemo! E non intendo io sto giro, intendo i comandi, perché io chiaramente non gli ho detto di fare quello. Com'è saliamo lì? Ok? Ce la possiamo fare. Ce la possiamo fare che facciamo così. Ah, sei di quelli? È di quelli lui. Oh! Vuole le botte, Ludwig. Bravo. Non è vero! Guarda, meno male che ho salvato perché questa è una scorrettezza. L'ho colpito prima di quella palla di fuoco. Ragazzi. Adesso non è partita, infatti. Vabbè. Sto gioco è buggato. Guarda, me la tira! L'avete visto? Meno male che sono stato attento. Merda, si è messo praticamente a bordo schermo, non lo posso vedere. Wow, con quale velocità? Wow.
Ma la tira sempre di nascosto la palla di fuoco, Ludwig bastardo. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Ah, Ludwig, mi fai girare con Ludwig. Vediamo come gliela facciamo. Distruggiamo sto cazzo di castello. Stonks? Glielo facciamo volare via, ragazzi. Ludwig von Koopa's days of composing Koopa symphonies in castle for... Or, non riesco a leggerlo bene questo font, ho dei problemi. The Forest of Illusion lies ahead. Ci sta già illustrando sul fatto che dovremmo andare nella foresta dell'illusione, ragazzi. La foresta dell'illusione. Si è danneggiato quella montagna, se avete visto. Salviamo, ragazzi. Salviamo anche qui. E questa, ragazzi, è la foresta dell'illusione. Una foresta che però vedremo nella prossima puntata, ok? Bellissima questa puntata, siamo andati anche abbastanza spediti. C'è stata tutta, è stata perfetta, mi è piaciuta. Io direi anche di tornare nell'astronave, così vediamo il da farsi di adesso. Ok? Let's go!